Se si parla di tasse, Roma è la numero uno. Ne paghiamo sempre troppe, a volte il doppio della media nazionale. Vedi la Tari per bar, ristoranti, alberghi e altre utenze non domestiche. Ma cosa potrebbe e dovrebbe cambiare nel rapporto nostro e della pubblica amministrazione con le tasse? Ti faccio vedere un video postato nel gennaio del 2020 che parte da Indro Montanelli, passa per gli Stati Uniti e arriva alle ultime evoluzioni del rapporto tra pubblico e privato in materia di tasse. A tra poco. Indro Montanelli andava spesso negli Stati Uniti. Una volta scrisse un articolo per spiegare perché gli americani pagano le tasse e trovano normale che chi non le paga vada in galera. Quando in Europa c'erano ancora i sovrani assoluti e gli esattori del fisco erano minacciosi e spesso violenti, gli americani la sera erano abituati a mettere i carri in quadrato e pagare uno di loro che rimaneva sveglio tutta la notte per controllare i carri di tutti gli altri. Chi non pagava non solo non veniva protetto, ma pure punito. Le tasse non erano soldi arraffati da un sovrano irresponsabile, ma un contributo che ogni cittadino versava nella cassa comune perché altri cittadini si occupassero di lui. A Roma potremmo dire di essere rimasti alla fase del monarca. Tasse locali tra le più alte in Italia, dove sono già altissime, corrispondono servizi spesso peggiori che nel resto d'Italia, dove spesso sono già scadenti. Fatto sta che il settore pubblico dovrebbe pensare ai cittadini, alle iniziative, mettendo al centro quello che il marketing chiama la customer experience, cioè l'esperienza del consumatore. Il cittadino che paga e finanzia il pubblico deve essere trattato come un cliente. Non lo dico io, ma una delle più grandi società di consulenza del mondo, dopo una ricerca fatta su 20.000 cittadini e 140 diversi servizi pubblici. Se i governi disegnassero leggi e servizi pensando prima di tutto al cittadino come un consumatore, un cliente che deve essere soddisfatto, gli impatti andrebbero ben al di là della felicità dei cittadini. Sarebbe più facile capire come allocare il budget, si risparmierebbe tempo dalle cause legali all'impiego di funzionari per spiegare e discutere, si darebbe una spinta in positivo all'umore dei dipendenti pubblici e si aumenterebbe la fiducia nelle istituzioni. Lo stanno mettendo in pratica in Estonia, a Dubai e in alcune città australiane e americane. Ora senti che si è inventata l'app israeliana Zen City, che analizza come si sentono i cittadini davanti a nuovi servizi o iniziative. Ci rivediamo tra 15 secondi. La usa il comune di Houston e altre 75 città e paesi in giro per il mondo. Sono dati aggregati e anonimi, quindi zero rischi per la privacy, ma con applicazioni come Zen City, sindaci e giunte possono rinunciare a investimenti che non funzionano prima di buttarci una montagna di soldi e usare quei fondi per fare altro. Storia, studi, approcci, strumenti innovativi sono solo un po' di spunti per sottolineare quello che la politica non dovrebbe mai dimenticarsi di essere: pragmatica, capace di misurarsi con i cambiamenti e soprattutto considerarsi sempre al servizio dei cittadini e del bene comune. Ecco perché sono convinto che soprattutto in tempi di economia di mercato globalizzata come la nostra è di manager pensatori che grandi città, paesi e unioni politiche sovranazionali hanno bisogno, di persone capaci di rimanere aperte a idee, innovazioni, sperimentazioni che si proiettano sul lungo termine e allo stesso tempo però in grado di governare processi, mettere a terra progetti, dedicarsi a promettere e realizzare il fattibile, mai l'impossibile che di venditori di fumo abbiamo fatto indigestione. E quando mi sento dire che vorresti vedere Roma che funziona come un'azienda, io rispondo che voglio vedere se la nostra città arrivasse a funzionare veramente come un'azienda. In quanti poi vorrebbero tornare indietro? Ecco, Carlo Calenda da una parte ha capacità di analisi e pensiero di uno che sa guardare al di là del breve termine, basta leggere gli articoli o i libri che ha scritto per capirlo. Dall'altra ha competenze che già ha dimostrato a più riprese nella sua vita politica e che sono facili da notare dando un'occhiata al suo programma. Cambiare Roma, far ripartire Roma, modernizzare Roma. Non starei qui a dirti tutte queste cose se non fossi convinto che con Calenda Sindaco si può fare.